Ciao a tutte ragazze, bentornati in questo nuovo video. Allora, innanzitutto mi scuso per come mi mostro, però sono 2-3 giorni che sono in casa, che purtroppo sono malata, adesso sto molto meglio, infatti ho avuto anche il coraggio di truccarmi, però dato che sono ancora in casa non mi andava assolutamente di vestirmi, perdonatemi, ma comunque è giusto che voi vediate ogni parte di me. Allora, oggi sono qua a vostra richiesta per mostrarvi quelli che sono stati i miei regali di Natale. Lo so che arrivo tardi perché ormai siamo al 10 di gennaio, quindi le feste sono già belle che andate, però io comunque volevo lo stesso mostrarvelo. Innanzitutto però volevo fare una piccola premessa veloce dicendovi che mi dispiace tantissimo di aver interrotto i Vlogmas, ma purtroppo ho avuto un sacco di impedimenti e tra l'altro il primo impedimento, che è quello proprio principale che ha fatto sì che io smettessi di farli, è stata la mia macchinetta, perché la devo ancora cambiare e purtroppo facevo una fatica immensa a registrare, voi non potete capire, quindi piuttosto che portarvi dei video sempre molto ripetitivi, anche di una certa qualità un po' schifosa, non mi andava. Detto questo, direi di iniziare perché a 20 minuti la mia macchinetta decide di bloccarsi. Comunque, allora, partiamo dai regali dei miei familiari. Allora, mia mamma, essendo che mi doveva regalare la macchinetta, ma è finita, e cioè nel negozio dove la dovevamo prendere, ovvero da MediaWorld, è finita, per farmi comunque trovare qualcosina sotto l'albero, mi ha regalato questo, che praticamente è un pacchettino di Subdued con dentro questa, che è una carta con dentro dei soldini, e che appunto mi permette di andare a fare qualche acquisto da Subdued, perché comunque dovete sapere che io amo Subdued, mi piace tantissimo, però per me, per il mio standard, i prezzi sono un po' elevati, quindi non ci vado quasi mai, però la roba che vendono lì dentro mi piace sempre, quindi mi ha regalato questo, che tra l'altro spero di poter andare a usufruirne il più presto possibile, soprattutto adesso che ci sono i saldi. Quindi questo è stato il regalino di mia mamma. Mia sorella invece mi ha fatto un regalo che non mi aspettavo assolutamente, ma che è stato azzeccatissimo, devo dire, e si tratta di questo. Allora, adesso lo vedete tutto spacchettato perché comunque Natale è già passato un bel po' e io l'ho già strautilizzato e lo sto utilizzando anche tuttora. E è praticamente un kit della Benefit. Partiamo dal presupposto che io non ho mai provato prodotti della Benefit e non vedevo l'ora veramente, perché me ne hanno parlato benissimo, soprattutto di questo kit che si chiama The Great Brow Basics, ed è un kit, tra l'altro il packaging, vogliamo parlarne ragazze, cioè è qualcosa di wow. E si tratta di un kit per fare le sopracciglia e prevede 3 piccoli prodottini. Allora, il primo io ve li mostro seguendo l'ordine che io utilizzo quando lo uso, appunto. Il primo è questo, che è la Goth Proof Brow Pencil. Allora, da una parte, che è questa, c'è la matita che è un po', voi non la vedrete mai, ma comunque un po' squadrata, e io la utilizzo per disegnare molto 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 approssimativamente la forma delle sopracciglia. E dall'altra parte invece c'è il classico pennellino per pettinarle, che io non uso mai, ma va bene. Poi dopo questa io utilizzo questa, che è la Precisely My Brow Pencil. È proprio la matita che ha una punta fine, che serve per disegnarle con molta precisione. Questo è il mio preferito perché proprio è precisissima, vi permette di contornare in una maniera perfetta le vostre sopracciglia. Quindi io prima vado un po' a disegnarle e poi dopo le vado a contornare per bene. Ultimo prodotto è questo, che è il Gym Brow Plus, forse, c'è un più, quindi Plus, ed è praticamente un gel del colore, ovviamente, quindi marrone, che serve per andare a riempire eventuali buchi. Io questo non lo utilizzo sempre, però ogni tanto lo utilizzo, anche perché secondo me questo aiuta anche a fissarle, quindi
Forse è gioco che io lo usi. Comunque, ragazze, è bellissimo, vi giuro. Questo kit ho scoperto la vita perché allora il prezzo penso sia abbastanza elevato perché è molto valido. Però sì, ne vale assolutamente la pena, come stavo dicendo, perché io prima utilizzavo la classica matita di Kiko che avete visto anche nel video Get Ready With Me, insomma, l'avete visto in tutte le salse, ma devo dire che mi durava troppo poco, ero sempre dietro a temperarla, quindi mia sorella ha pensato bene di regalarmi questo ed è stato super super apprezzato. Andiamo avanti. Le mie nonne ovviamente mi hanno regalato, soldi mia volontà, una delle due nonne mi ha regalato questa pochettina molto carina, tutta a tema Natale, con dentro i soldini. E vabbè, dentro ci sono anche quelli dell'altra nonna, non sto a dirvi la cifra, comunque sono soldi. Ok, poi sempre familiari, vediamo un po'. Allora, miei zii, miei cugini, eccetera, mi hanno regalato questo set composto da due creme per le mani, perché sanno che io vado matta per creme per le mani, ne ho a valanghe, ma mi piacciono proprio tanto, e sono a tema natalizia. Questo si chiama, tra l'altro, cioè c'ha scritto fa la 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 la, cioè per farvi capire, e hanno dei gusti molto dolci. Una è al Snow Flurries Scented, che non so cos'è, e l'altra è al Sugar Frosting, che forse è lo zucchero filato, penso, non lo so. Fatto sta, molto molto carina e molto cute. E poi insieme a queste c'erano, questa l'ho presa per sbaglio, non c'entra niente, c'erano queste due limette, sempre a tema Natale, perché appunto vedono sempre che io comunque ci tengo molto alla cura delle unghie, quindi hanno pensato bene di. E hanno, ci hanno preso, perché alla fine sono cose che in casa mia utilizziamo molto, non solo io. Sempre i miei zii con i miei cugini mi hanno regalato una cosa che è utilissima, ragazze, veramente veramente utile. Come vi avevo detto nell'ultimo forse Vlogmas, io soffro di circolazione, di cattiva circolazione nelle mani e nei piedi soprattutto. Infatti in inverno soffro tantissimo. Quindi mia zia ha pensato bene di regalarmi questa cura di due flaconcini di pastiglie, una alla Perna canaliculus, che dovrebbe essere tipo un'alga marina, che ha un odore molto molto però dovrebbe funzionare. Io la devo ancora iniziare in realtà, infatti mi devo affrettare. L'altra è alla Ginkgo Biloba Plus, e sono appunto, cioè questa combo aiuta per migliorare appunto la circolazione delle mani e anche dei piedi. E la cosa è molto molto utile per me, perché appunto io soffro tantissimo e ho provato praticamente tutti i rimedi di questo mondo. Ok, sto andando veloce come un razzo, ma veramente ho paura che si stoppi la registrazione. Ok, i regali dei miei familiari sono finiti. Passo a farvi vedere quello che mi ha regalato il mio moroso, che è stato un regalo anche questo straprezzato, uno dei più belli, e che è lui. Adesso vedete una mega scatolone più grande di me. Si tratta di uno scaldamaterasso elettrico. Cosa significa? È una coperta che praticamente voi stendete sopra il materasso con già la federa e lo coprite, lo accendete, lo attaccate alla presa, e lui vi scalda il materasso, insomma vi scalda quando vi mettete sotto le coperte, sentite una sensazione magnifica. Quindi è fantastico. Lui sa che io appunto patisco un sacco il freddo in inverno, quindi questo regalo è azzeccatissimo. Poi non vi dico, adesso che sono stata ammalata, che sono stata 3 giorni a letto, non potete capire quanto io ne abbia usufruito, quindi apprezzatissimo assolutamente. Poi faccio vedere le mie amiche. Allora, le mie amiche mi hanno regalato, una mia amica che si chiama Chiara mi ha regalato questo qua, che wow, è bellissimo, ed è praticamente un pigiamone di quelli tutti a tutona, lunghi lunghi, a pezzo unico praticamente. E sono tutti pelusciosi. Questo è a unicorno, non potete capire quanto è bello. C'ha il corno, le orecchie, il naso, la bocca, c'ha tutto, c'ha anche la coda e la cresta anche. Cioè, è qualcosa di bellissimo. Sul petto ha un cuore
cuore enorme, è troppo troppo bello, vi giuro. Cioè, questo più lo scaldamaterasso, non potete capire. È veramente bello, bello, bello. E l'ho ringraziata 100 volte per questo regalo perché ci conosciamo da poco tempo, ma sembra già che conosca tutto di me, quindi sa che a me queste cose pelucciose, calde d'inverno, io impazzisco, quindi bellissimo. Poi la mia amica Jo mi ha regalato, l'ho messo qua dentro perché sennò non sapevo dove metterli. Mi ha regalato questi orecchini qua che sono molto molto particolari. Sono praticamente, allora, innanzitutto sono fatti con ottimi materiali perché erano all'interno di una scatola con un bigliettino in cui descrivevano tutti i materiali di cui erano fatti e sono molto particolari, prevedono questo triangolo oro. E questo quadrato che non mi ricordo bene di che materiale sia, però sembra tipo legno, penso, e nero. Molto molto particolari e infatti devo trovare l'occasione giusta e l'outfit giusto per utilizzarli. Oltre questo non è stato proprio un regalo di Natale che mi ha fatto, ma comunque lei mi regala sempre delle cosine che non utilizza, ovviamente inusate, però io lo considero comunque come un pre-regalo di Natale, quindi ve lo mostro. Mi ha regalato queste cosine qua che lei appunto non utilizzava più. E la prima è questa che è una maschera di Sephora per i piedi. Non so che gusto sia, ma comunque sono un sacco curiosa perché non ho mai provato maschere per i piedi. Lei dice che non la utilizza e quindi me l'ha gentilmente donata, che proverò e vi farò sapere. Poi mi ha regalato questo Lip Satin di Anika, praticamente si tratta di una tinta e metallizzata. Io queste qua di Anika metallizzate le avevo già provate e sono strabelle. Ne ho di un colore tipo bordeaux, mi pare. Lei mi ha regalato questo che è un colore che lei dice di non utilizzare, ma secondo me d'estate è spaziale. È un rosa proprio shocking, è un rosa Barbie molto bello, che però si usa prevalentemente d'estate, ecco. E poi mi ha regalato questo che è un mini lip gloss della Sephora, molto molto carino perché è a forma di stellina. Io uso un sacco gloss, li sto utilizzando un sacco gloss, burro cacà e cose perché mi tornano sempre utili essendo che ho sempre le labbra secche. Ok, faccio vedere qualche autoregalino che mi sono fatta. Il giorno della vigilia sono andata in centro perché noi di tradizione andiamo sempre in centro. Sono passata da Calzedonia e non ho fatto a meno di comprarmi queste calze perché io ho solo calze nere e sinceramente non ne potevo più. Ho comprato queste che sono magnifiche, le ho utilizzate anche il giorno di Natale. Sono nere ma sono tutte, tutte, tutte interamente paillettate. Sono magnifiche, vi giuro, fanno un effetto stratosferico, solo che sono molto leggere, molto trasparenti, quindi ovviamente d'inverno solo se andate in posti chiusi, almeno questo vale per me. E penso di averle pagate intorno ai 13 euro, credo, una cosa del genere. Altro piccolo autoregalo è stata questa, che è stato il regalo più bello che mi potevo fare, perché era un sacco che desideravo una borsetta così. Io ho solo borse grandi, molto ingombranti, eccetera, che da una parte sì sono comode, però dall'altra mi piace utilizzare anche queste borsette così. E quindi questa l'ho comprata da Stradivarius, penso di averla pagata 20 euro, una cosa del genere, che comunque è fattibile, o forse anche meno. È nera, voi non la vedete, ma ha la texture tipo maculata e poi ha queste piccole borchette, questi piccoli insomma accessori in argento ed è bellissima. Si chiude con non so come si chiami, ma va bene. E si può portare in diversi modi, potete portarla a doppia catena in questo modo, con la catena più lunga oppure con il manico. È veramente magnifica. Ovviamente non è estremamente capiente, ma il tipo di borsetta, cioè per il tipo di borsetta, secondo me ci sta. Altro autoregalo è stato questo, che ha un anello secondo me molto molto semplice, ma allo stesso tempo anche molto carino. È uno di quelli che io utilizzerò sempre. È elastico, prima di tutto, è composto da tutte queste palline in argento e al centro c'è questa pietra, che non mi ricordo come si chiami, ma è molto bella, è bianca. È semplicissimo, ma nella sua semplicità mi piace tantissimo. Ultima cosa che vi volevo mostrare, non è regalo di Natale, ma è regalo che ci ha fatto mia mamma per la Befana.
Erna Befana, la mia mamma, dovete sapere che non ci fa più i dolcetti a malincuore, ma ci fa sempre qualche pensierino dolcettistico, diciamo, e ci ha comprato questi tre prodotti uguali per tutte e due della saponeria. Io amo la saponeria, fantastica. Allora, il primo è questa, che è una maschera viso antistress per tutti i tipi di pelle, rivitalizzante e illuminante con latte integrale di riso e olio di germe di grano. Già il fatto che sia antistress va benissimo. Poi, questa crema qua per il viso, dei Giardino dei Sensi, ed è una crema alle rose preziose. Io ho già sentito l'odore, è qualcosa di wow, buonissimo, non vedo l'ora di provarla. E la seconda cosa che però ci deve cambiare, perché purtroppo ha sbagliato colore, è questo nuovo mascara della Pupa Vamp e volume smisurato, ciglia esagerate. Io adesso purtroppo non ve lo posso far vedere perché appunto non posso aprirvelo, essendo che ce lo deve cambiare perché ha preso il blu anziché il nero, però strabello assolutamente. Quindi niente ragazzi, io sono andata straspedita, veloce come un treno, ma comunque spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante le mie condizioni, nonostante tutto. Vi mando un bacione grossissimo, spero di non aver dimenticato niente, incrociate tutte le dita e noi ci vediamo al prossimo video.